Benvenuti in un nuovo episodio di Sniper Elite. Con mia grande sorpresa, questa missione ancora, purtroppo, non siamo riusciti a finirla. Quindi vediamo di caricare l'ultimo salvataggio, che è questo qua, sì, aiuta la squadra dell'OSS. E vediamo ora di metterci all'opera. Ok, quindi ora dobbiamo tornare indietro. Mi chiedo se ci abbia salvato il fatto che abbiamo ucciso tutti quei soldati. Chi lo sa, vabbè. Ora però mi sa che abbiamo altro a cui pensare. Allora, premi G per raccogliere munizioni, facciamolo, ma prima, come al solito, leggiamo il briefing. Allora, 22 aprile del 1945, dirigiti verso il tetto dell'edificio e aiuta la squadra dell'OSS che viene intercettata da un veicolo corazzato dell'NKVD con una potente mitragliatrice. Usa estrema cautela. Secondo informazioni attendibili, dietro richiesta diretta di un ufficiale dell'NKVD, sono stati inviati nell'area tiratori scelti nemici. Aia. Ah, ok, ed è tutto qua. Quindi dobbiamo stare attenti ai cecchini. Quindi questa volta dobbiamo difendere semplicemente la zona? Vediamo. Allora, elimina il carro armato che ferma l'attacco dell'OSS all'ingresso est. Poi, uccidi i cecchini sul tetto e un numero sufficiente di guardie per contribuire al successo dell'attacco dell'OSS. Elimina il comando che protegge la squadra verso nord, in modo che più tardi la squadra dell'OSS possa fuggire senza problemi, con i campioni di acqua pesante. E infine procedi verso il tuo punto di fuga. Va bene. Ok, quindi qui è tutto un attaccare, quindi evidentemente qui lo stealth non sa da fare. Va bene, allora, vediamo un po'. Questo suppongo sia alleato, quindi lasciamolo stare. Ora, andiamo un po'. Da qua possiamo effettivamente fare qualcosa? Devo per forza scendere e sporcarmi già le mani. Aspetta. Questo non credo sia alleato. Vai, spariamoli. Perfetto. Ora, vediamo. Allora, qui cosa dice? Il carro armato. Ah, eccolo qua, maledetto. Vediamo di farti fuori appena possibile. No. Oh, per poco. Dai. Oh, fatto fuori. Aiuta la squadra nel tentativo di accedere... Ok, all'impianto dell'OSS. Aia, aia. Ok, preso. Ok, vabbè, potevo anche evitare di ricaricare in realtà. Vediamo... ah, eccolo qua, un altro. No, questo è alleato, vedrai. Allora, preso. Ok, ucciso. Perfetto. Ora, dove altro sono? Dove ce ne sono altri? Vediamo. Aia, aspetta, sento dei colpi di qua. No, aspetta, questo è alleato, poverino. Deve essercene qualcuno qua sotto. Ah, eccolo qua, maledetto. Ah, non l'avevo proprio notato. Scusate, squadra, ma... dobbiamo stare più attenti. Oh no, aspetta, sento uno che arriva dalle scale, però. O sbaglio. Ce n'è uno però nelle vicinanze, l'ho sentito. Aspetta. Non è una buona idea, lo so, ma devo vedere una cosa. No, ok, no, non c'è nessuno qua. Qua te sei alleato, sì. Quindi te, ok, ci siamo. L'obiettivo 2 era uccidi i cecchini sul tetto. Quindi vediamo un attimo. Aia! Ah no, ok, mi sembrava avessero sparato. Però, ah no, qualcuno mi sta prendendo però, perché sto subendo danno, seppur pochissimo. Cos'è questo rumore? Aspetta. Aia! Ah, ma stanno sparando, mi sa, i miei alleati, poverini. Aia, aio, aio. Dove, dove? Allora, aspetta, intanto raccogliamo un po' di munizioni. Qui intanto ho visto altra gente, ora vediamo di farli fuori.
Ah, invece eccoli. C'era uno qui sotto, maledetto. Via. E ora eliminiamo anche lui. Aspetta. Aspetta, aspetta, aspetta. Perfetto. Vediamo se riusciamo a farne fuori altri. Allora, di qua sicuramente ci sarà qualche cecchino. Mi sembra una zona troppo... Aia. Ok, eccolo qua. Ah, grosso errore. Ora quando andrà mai via lui? Aspetta. Perfetto. Ucciso appena in tempo. Ora vediamo un po' di qua. Qua sembra pulita. Qua Allora, qua ci sarà gente sui tetti, ma io per ora non vedo nessuno. Allora, qui cosa mi indica? Tipo da questa parte. Quindi suppongo che saranno più o meno in questa zona. No, lui è alleato, quindi niente. Aia, lui però... Qualcosa mi dice che arrivano all'infinito però qua, cosa mi dice? Obiettivo completato. Elimina il comando dell'NKVD per fare in modo che l'OSS possa... Non lo... Possa fuggire senza problemi con i campioni di acqua pesante. Ah, quindi ho già fatto fuori anche... Ah, ok. Ho fatto fuori i cecchini. Ah, beh, io non ho fatto fuori però mi sa nessun cecchino sul sui tetti, Però vabbè, me l'ha data buona lo stesso. E a questo punto... Ah, dobbiamo andare di qua, quindi... mi sa che qua non abbiamo campo di tiro, vero? Dobbiamo muoverci, quindi... Va bene. E allora prepariamo le mitragliatrici. No, come non detto, ritirata. Non l'avevo visti. Ok, fuori uno. Ce ne saranno altri tre almeno, quindi... Aia. Ok, un altro. Quanti colpi ho? Nessuno. Via, 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 via. Aspetta. Eccoli, eccoli. Preso. Ne manca un altro. Dai. Dov'è? È andato dietro al carro armato. E chi lo vede? E chi lo vede più ora? Ah, eccolo. Ok, meno male che non stanno proprio andando con tanta accortezza, stavolta. Ok, perfetto. Presi anche tutti alla testa, abbastanza bene. Mi posso ritenere abbastanza soddisfatto. Ora, ok. Ah, oh, sento brutti colpi qua. Vediamo. Ah, ok, qui siete alleati, bravi. Continuate così, io devo andare al comando che si trova da questa parte. Vedete di cavarvela da soli ora, se ce la fate. Ora, qua ci siamo, sì, mi sembra, eccolo, ora qua ce n'è un altro, questi non sono alleati, lo so. Preso. Ok, preso, ma ce ne sono almeno altri tre, quindi attenzione. Preso, anche se non benissimo, ma... Stavo andando, diciamo... Aiaia! Aia. Aspetta, aspetta. Ok, preso. Però dobbiamo assolutamente muoverci. Aia, però. Troppo male, troppo male. Vabbè, va bene. Una benda ci ha praticamente però curati. Ora riprendiamo un attimo la calma, perché qua mi sono fatto un attimo prendere dal panico. E questo assolutamente no. Evitiamola come cosa. Allora, qua... Dovrebbe essere da questa parte il nostro ultimo obiettivo, giusto? Ah, qua c'è il muro invisibile, quindi niente. Vediamo un po'. Resta dove sei. No, 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 no. Ok, però ho capito. Qua sto correndo un po' troppo, ma... Ah no, questo... Aia, dove, dove? Ah, eccolo. Ok, perfetto. Oh. Obiettivo completato, fase successiva esci. Ma fammi capire, è già finita così la missione? Ma è durata pochissimo. Ah, scusa, da sotto. Pensavo fosse di qua l'uscita. Quindi andiamo da questa parte. Vediamo un po'. C'è altra gente da queste parti? Oppure abbiamo... ripulito definitivamente. Vabbè, qui c'era roba da raccogliere, ma chi se ne frega, andiamocene. Oh, quindi è già finita così la missione. Era molto breve.
Non mi è mai capitato effettivamente di finirne una in così poco tempo. Vabbè. Salviamo pure qua, direi. Ah, ma continua ancora. Beh, direi che per questa volta, dato che l'episodio è veramente durato pochissimo, direi che possiamo continuare direttamente. Non vedo motivo per interrompere già adesso l'episodio, quindi vediamo che cosa ci attende fin da subito, vai. Faccio questa piccola eccezione per stavolta. Stavolta di nuovo di notte, eh? Ah, ok, quindi dobbiamo effettivamente rifare tutta la strada a ritroso. Mi chiedo se poi dovremmo ripassare anche dalla metropolitana o no, però. Beh, lo scopriremo. Novità dal briefing? Molto corto stavolta. Spostati nelle coordinate indicate, ma fai attenzione. Ultimamente ci è stato riferito che la fanteria nemica e parti di unità corazzate stanno attraversando la zona. Quando sarai in posizione, nasconditi e attendi altri ordini. E la posizione sarebbe, ok, di qua, in un punto di forza. Lì e poi a sinistra abbiamo un altro punto da cecchino. E possiamo decidere se passare o da sinistra o da destra. Ok, dobbiamo proprio sì, fare la strada al contrario. Intanto approfittiamone per curarci e fare la strada al contrario, vai. Ora. Allora, qua possiamo quindi decidere se andare qui diritto a noi, facendo il percorso a sinistra, oppure fare il giro per di qua. Aia. E già cominciamo, eh? Via. Non ti ho preso benissimo, ma almeno ti ho ammazzato. Questo era l'importante. Ok. Beh, direi che è abbastanza scontato che qui non è da fare stealth. Vabbè, da una parte almeno facciamo prima. Comunque, vediamo un po'. Vediamo comunque di non farne troppo di rumore, ecco. Vediamo comunque di attirare, di uccidere sempre e solo il necessario. Anche se nella scorsa fase abbiamo fatto una bella strage, ma non avevamo tanta scelta. Vediamo un po'. No, di qua direi che possiamo provare a passarci, perché qui mi sembra troppo aperta la zona, quindi vorrei evitare di andare per di là. Qua mi sembra un po' meglio, che almeno ha dei corridoi un po' più stretti, anche se dovremo essere bravi, eh. Dovremo comunque stare attenti. La postazione di Cecchino, scusami, dove si trova? Perché io qua non ne vedo. Ah, forse da questa parte. Fammi dare un'occhiata. No, qua non c'è niente, è un vicolo cieco. Fammi però prendere la mitragliatrice in questi casi, che quando bisogna attraversare questi corridoi stretti devo ricordarmi di non andare col Cecchino, che se no ci fanno fuori ancora prima che me ne possa accorgermi. Prima ancora che possa rendermene conto. Ora. Di qua sembrerebbe apparentemente pulita. Vediamo un po' qua. Oh, qua ce n'è uno. Di qua però ci serve passare. Non proprio, quindi in realtà possiamo anche evitare di ucciderlo. Però è buono a sapersi che c'è, perché almeno sappiamo. Sappiamo un attimino dove sono le guardie. Poi da questa parte. Diamo un'occhiata. Però qua non mi posso sporgere. No, non mi posso sporgere ulteriormente. Apparentemente da questo pezzo non si vede niente. Poi chi lo sa se c'è altra gente. Vabbè, comunque direi di ora di andarcene molto lentamente con il nostro cecchino. Passiamo pure da di qua. Sperando che il soldato che abbiamo intravisto qui ora non ci sbuchi, eh. E invece. Ah, mi è arrivato un altro che mi ha fatto il giro, maledetto. Ah, c'è di buono che almeno sto prendendo abbastanza veloci i soldati, però. Ah, va bene. Allora a questo punto, visto che te tanto mi hai scoperto, andiamo qua dentro. Che è vero che è una piazza aperta, però. Almeno conoscendo un minimo la zona, conosco i punti. Focali in cui potrebbero comparirmi. Allora. Lui dovrebbe essere circa andato da queste parti, no? Aia, aia, dov'è? Da questa parte, eh? Suppongo sia tipo qua dietro. Eccolo. No! Ah, il cespuglio mi blocca i colpi. Ah, stavo ricaricando, che sfortuna.
Cosa devo fare ora per stanarti? Forse lo so. Vai, vieni fuori. Vediamo se con questa ti convinciamo. Vai. E ora vai col cecchino tu. Forse non è necessario sparargli. Ah, ok, perfetto, l'abbiamo ferito. Bene, direi che in questi casi le granate si possono più che tranquillamente utilizzare, eh? Allora, vediamo. Posso perquisire? Sì, perfetto. Stiamo attenti perché mi è sembrato di sentire dei rumori come dei passi, però potrebbe anche essere solo lui che si sta rotolando a terra. Ora finisci ora di perquisire. Ok, due granate, quindi c'è anche rimborsato. Oltre ad averci rimborsato di quella che abbiamo preso, ce n'è anche data una extra. Oh no no! Come ha fatto? Ai ai ai! Che male. Chi li aveva notati? Qui ho fatto un grosso errore. Non dovevo assolutamente mettermi... mettermi lì fermo. Vabbè. Allora. Qua possiamo allora andare anche con... senza lo stealth. Tanto vedo che i soldati mi beccano lo stesso. Beh, qui può anche avere senso. Perché effettivamente comunque sono belli allarmati. Visto il casino che abbiamo fatto all'interno della struttura, eh. Quindi qui posso anche giustificarti, gioco. Ok, bersaglio e movimento alla lunga distanza. Oh. C'è di buono che almeno riesco a prenderli più delle volte senza troppi tentativi a vuoto. Anche se so che presto questa cosa mi si ritorcerà contro. Aspetta. Oh, preso! Non era per nulla semplice, soprattutto perché non ho trattenuto il fiato. Uccisione nascosta, d'accordo, gioco. Meglio così, ma ci credo fino a un certo punto, perché qui abbiamo visto che c'è altra gente. Vediamo. Qua, ora ti posso riperquisire, sì, ma aspetta, non voglio commettere due volte lo stesso errore. Allora, vediamo un po'. Eccolo. Era lui che era arrivato. Preso, anche se stavolta ho mancato il primo colpo. Vediamo un po'. Qua ci siamo. Poi di qua c'è altra gente. Sì, li sento. Ah no, forse è solo il tipo ferito ora che ci penso. Allora facciamo una cosa. Allora, controlliamo l'ultima volta di qua. Sembra non esserci nessuno. Allora, io rischio. Perché so che potrebbe apparirmene un altro. Però, secondo me... possiamo provare. Poi al massimo premo E per interrompere la ricerca e scappiamo. Se proprio si dovessero mettere male. No, non è stato necessario. Perfetto. E allora a questo punto, ora che abbiamo fatto anche qua, vediamo. Possiamo passare da qua sopra. Vai che abbiamo già ucciso uno, quindi abbiamo più garanzie, secondo me, di non essere... Eccolo. Eccone un altro. Ma io direi di uccidere anche lui. Tanto mi devo comunque avvicinare in questa zona più o meno. E secondo me ci darà fastidio più tardi. Quindi direi che non mi farei tanti scrupoli e li eliminerei ora poco alla volta. Un'altra uccisione nascosta. Ok. Un po' strano perché non c'è fuoco di copertura. E soprattutto te dove pensi di andare? Stavo dicendo, e soprattutto c'è non c'è fuoco di copertura e ci sono anche soldati nelle vicinanze, quindi boh, vabbè. Allora, era qua? Contatti con il contatto, dove si trova però? Qui era dove avevamo ucciso il capitano un po' di tempo fa, ma ora non c'è più nulla. Forse aspetta, bisogna fare il giro e passare per di qua? Ah, forse di qua, vero? In questo passaggio, sì. Cerchi qualcuno? Eagle Watch? Eagle Watch. Ho alcune munizioni per fucile di precisione e delle razioni per te. Un regalino di Washington. Proprio ciò di cui ho bisogno. Avevo quasi esaurito le scorte. Ho anche questa per te. È basata su una Nagant russa, ma i ragazzi di West Point l'hanno modificata e hanno montato un nuovo tipo di mirino. Tutto può servire. Beh, direi che qui stavolta non ci hanno nemmeno provato a seguire i sottotitoli, eh. Vabbè. Raccogliamo il nuovo fucile di precisione, Ray-Band, e vediamo. Che differenza ha rispetto all'altro? Mi sembra quello di prima. Ah, questo! Bello. Adesso sarebbe un buon momento per salvare. Ma visto che mi sembrano abbastanza brevi come missioni, effettivamente
Potrebbe anche convenirci. Sì, facciamolo. Quindi salviamo. Tre obiettivi secondari. Ora leggiamone uno alla volta. Allora, il primo dice: sono stati avvistati tre tiratori scelti dell'NKVD nell'area. Se riesci a eliminarli, sarai di grande aiuto per la fuga della squadra dell'OSS dall'impianto di acqua pesante. Le loro posizioni sono le seguenti: il tiratore scelto, un'opera dal parco Andersen a nord-ovest. Uno o prima opera? Non lo so. Vediamo. Poi il tiratore scelto 2. Ah, ok. Il tiratore scelto 1 opera dal parco, che okay, non capivo. Opera dal parco Andersen a nord-ovest. Quindi là sopra. Abbastanza vicino a dove siamo ora in realtà. Questo che è ancora più vicino, che si trova dal parco Bulga a sud-est. E il terzo che si trova nel vecchio cimitero Jacob a sud-ovest, ok, dove siamo stati praticamente poco fa, se non erro. Beh, facciamoli a questo punto in ordine, tanto sono tutti molto vicini, quindi vai. Quindi, vediamo di liberare la zona e stavolta preoccupiamoci il giusto di farla stealth, perché comunque non mi sembra neanche ne valga la pena, francamente. Allunghiamo solo i tempi e tutto sommato, se abbiamo abbastanza prontezza, riusciamo comunque a non subire tanto danno, vedo, quindi il gioco non vale la candela, secondo me, in certi casi. Proposito di danno. Ok, preso. Aia, aia, aia. No, 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 ti prego, non me lo far fuori. Ok. Mamma mia, ci è mancato pochissimo. Aspetta. Allora, io ora ti faccio fuori, ma eccoli. Dai, sali. No, mi sono incastrato, non posso salire. Allora, aspetta. Aspettiamo che scendi tu. Quando non puoi salire, aspetta che arrivi il nemico a questo punto. Oh, qui c'è un medikit. Bene. Non l'avevo nemmeno notato. Ah, e ce n'è un altro ancora. Quindi il gioco aveva previsto, che mi sarei fatto un po' di male. Va bene. Allora, a questo punto, visto che lui non si decide a farsi avanti, facciamo una cosa. Usiamo un minimo di tattiche. Noi ora mettiamo una granata di quella inciampo che abbiamo visto negli scorsi episodi, che effettivamente si stanno rivelando molto più utili e che li avevo presi fin troppo sotto gamba, finora. Sì, lo sento che mi stanno sparando, ma visto che ci siamo a questo punto le piazziamo. Ora, qua vediamo. Aspetta. Maledetto, mi ha fatto il giro di là. Aspetta però. Eccolo. Ok. Di qua dimmi che posso passare. Sì. In qualche modo sono passato. Ora. Qua come facciamo? Allora, di qua avevamo visto che c'era la postazione da cecchino. Aia. Aspetta. Prendi il fucile ora. Sbrigati. Dove potrebbe essere un punto buono per nascondersi? Che qui mi sono messo nei guai. Aspetta. Se controlliamo bene che qua non c'è nessuno, posso pensare. Sì, spariamo da qui, vai. Almeno siamo coperti abbastanza alle spalle. Allora, vediamo un po'. Dove siete? Di qua non mi hanno seguito. Di qua. Basta. Aia, aia, aia. Ti ho visto, però. Grosso errore. Preso alla testa. Non ci ho minimamente sperato, però meglio. Ok. Oh, finalmente le mie abilità da cecchino si stanno affinando, eh. Anche se ogni tanto qualche errore da principiante continuo a farlo, tipo adesso, che vado allo scoperto così, senza guardarmi. Però che male. Mi stanno colpendo più del solito, eh. Beh, da una parte il prezzo per non fare le stealth, ma ripeto, secondo me in questo tipo di missioni non conviene. Ora. Di qua. Vediamo. La metropolitana. Non so se poi dopo ci dovremo ritornare. Ma in ogni caso ora abbiamo ben altro a cui pensare. Quindi per il momento la nostra fuga dovrà attendere. Stai zitto. Quanti colpi ho? Ah. Molto rincuorante. Un colpo solo per la silenziata. Quindi anche se avessi voluto effettivamente non è che avessi proprio tante risorse per farla stealth.
Ah no, mi sembrava invece solo... Lì per lì mi sembrava la divisa grigia di questo... Come hai fatto a non vedermi, amico? Fatti controllare la vista, perché... E soprattutto le orecchie, perché ero veramente a un passo e stavo pure correndo. Vabbè. Aia, aia, aia. Ah, dov'è? Ok, visto. Avvistato. Ora, tu... Vedi di... Via, via. Sparisci. Ok, però non mi hai preso. Hai fatto tanta scena, ma alla fine... Non sei riuscito a fare un bel niente. Bravo. Perfetto. Ora. A questo punto. Vediamo. Qui ci dovrebbe essere il primo. Ecco. Qui ho sbagliato, ma sono andato un attimo nel panico. Mi sembrava stesse lanciando una granata. Vediamo di qua. No. A questo punto... vediamo. Stai zitto, per favore. Devo sentire se ci sono altri tuoi colleghi. Allora qua... Aspetta. Qui mi dice... i tiratori scelti. Quindi di qua dovrebbero trovarsi dei cecchini. Se ho capito bene. Qualcosa mi dice che potrebbe anche essere qua sopra, però... effettivamente prima a ripensarci qualcuno che mi stava sparando c'era, quindi potrebbe anche essere che c'era anche un cecchino, eh. Vediamo. Piano. Lentamente. Obiettivo completato? Ok, ma... Ok, probabilmente avevo... L'ho già uccisi, però... Non ho visto tiratori scelti sui tetti. Vabbè, evidentemente... A parte che non diceva nell'aria, non sul tetto, scusate. Quindi l'avevo dato per scontato io. Ok. Poi andiamo... Boh, qui sotto. Tanto qui ora non cambia niente. Possiamo farli nell'ordine che preferiamo. E, scusa, l'obiettivo 2 è fuggi dall'aria. Ah, quindi volendo potremmo già scappare in realtà. Vediamo. Di qua sì. E dovrebbe essere questo il parco, giusto? Ma io tecnicamente anche questa l'avrei ripulita di già come zona. Quindi probabilmente se ora ci rientro... No, c'è qualcun altro. Stavo dicendo, probabilmente se ci rientro me la dava già completata. Ma sono già stato prontamente smentito. E te dove sei? Non te la farò passare liscia. Vieni allo scoperto se hai il coraggio. Potrebbe essere. Non lo so, ma io ci penserei più tardi. Ricordiamocelo però, anche perché poi in questa zona ci dobbiamo passare, quindi aspetta. Visto che siamo stati sfidati, eccolo, maledetto. Cosa pensavi di fare? Qualunque fosse il tuo piano, ti abbiamo fermato in tempo. Perquisizione accurata, qui è pericoloso, eh. Sono tentato, però è bene non essere impulsivi. Guardiamoci un attimo. Va bene, proviamo. Intanto, mentre perquisiamo... bene che hai trovato munizioni per la pistola, ma temo che non ci serviranno più a nulla. Perché credo che ormai questa missione sia finita, quindi... Purtroppo sarà stato inutile. Oh, finalmente una piastrina. Da una vita che non le trovavamo più. E altri 3 colpi per la pistola. Ottimo. Questa zona no, non è ancora stata liberata. Dove potrebbe essere il tiratore scelto? La zona è questa. Quindi dovrebbe essere in uno. Perché allora il gioco non me lo specifica effettivamente se è sui tetti o meno. Ah, ok, però era evidentemente lui. A questo punto, vediamo, quante ne abbiamo, dipende, 4, ma sì, una usiamola, dai, giusto per stare più tranquilli. Poi, qua ora dovremmo aver tecnicamente eliminato tutti o quasi, vediamo. Ok, ah, invece no, eccolo qua, maledetto. Dove pensavi di scappare? Perquisizione accurata, ma a questo punto direi di sì, dai.
Fase successiva, esci. Ok, così abbiamo completato anche gli obiettivi secondari e i nostri amici dell'OSS possono andare indisturbati. Ok, altra piastrina. Grazie gioco. Proprio all'ultima ce le stai dando, però vabbè. Meglio tardi che mai, no? Ora, passiamo per di qua. Sì, dobbiamo proprio ripassare da dove siamo venuti. Ora mi chiedo se dovremo ripassare dal sotto dalla metropolitana o usciremo da fuori. Vediamo un attimo. Sono curioso. No, mi sa che dobbiamo riandare alla metropolitana. Sì, dalla stazione, me lo dice. Da dove sei arrivato? È una strategia ad alto rischio, perché l'area per avvicinarsi alla metropolitana adesso è sorvegliata da un'unità dell'NKVD. Ma non abbiamo altra scelta che consigliarti di procedere in questo modo. Ci hanno recentemente confermato che tutti gli altri possibili percorsi sono ormai completamente inutili. Ah, ok. Grazie dell'informazione. Però vuol dire che dovremo ritornare qua al buio. Non è proprio una buona notizia. Oh, missione completata. Oh, quindi finalmente abbiamo completato anche questa al 100%. Beh, direi che allora possiamo cliccare ora un attimo su continuo. Anzi, prima andiamo sui punteggi. E possiamo vedere. Abbiamo sparato tanti colpi stavolta. Colpi... più o meno la metà abbiamo avuto, uccisioni 120, colpi a segno 56, alla testa però buono. Quasi tutti quelli che abbiamo messo a segno erano alla testa, questa è un'ottima cosa. Un po' al torso, alle braccia, poca roba, piastrine solo due, arma preferita il fucile. 81.100 non è assolutamente male, è vero che è stata una missione parecchio lunga, però... mi sembra che comunque in proporzione col punteggio stiamo nonostante tutto migliorando. Bene, con questa schermata direi che ci possiamo salutare. Spero che il video vi sia piaciuto e ci rivediamo nel prossimo.